La raccolta del rifiuto secco residuo indifferenziato viene effettuata una volta alla settimana. Nel caso di sistema a singola utenza, l'utente deve utilizzare il proprio contenitore da 40 litri ed esporlo in area pubblica ben visibile con la maniglia rivolta verso l'alto. Nel caso di sistema a isola ecologica condominiale, gli utenti possono innanzitutto conferire i rifiuti negli appositi cassonetti a disposizione, senza limiti di orario o di frequenza. Nelle giornate previste, l'incaricato del condominio dovrà esporre i cassonetti in area pubblica ben visibile. L'esposizione dei contenitori e dei cassonetti va effettuata il giovedì dalle ore 19 alle ore 24. La raccolta da parte degli operatori avviene entro la giornata successiva. Il rifiuto secco residuo indifferenziato, contenuto in sacchetti plastici di qualunque tipo e colore, va conferito nell'apposito contenitore o cassonetto con il coperchio di colore grigio. Vediamo ora alcuni esempi di cosa va conferito nel secco residuo o indifferenziato. In linea generale mettiamo in questo contenitore tutti i rifiuti che per esclusione non potevano essere conferiti nei bidoncini della raccolta differenziata, quindi per esempio utensili di cucina, imbuti, spugne, posate in plastica usa e getta, spazzolini, tubetti di creme, tubetti di dentifricio, i cotton fioc, giocattoli di plastica, CD, DVD, materiale scolastico come penne, pennarelli, righelli, copertine di quaderni, gusci di molluschi come cozze e vongole, fazzoletti umidi e salviette detergenti umide, i tappi di sughero, mozziconi di sigaretta, le lettiere e le deiezioni dei nostri animali domestici, stracci e indumenti usurati. Vediamo ora alcuni esempi di cosa non va conferito nel secco residuo o indifferenziato. Contenitori di prodotti chimici infiammabili come barattoli di vernice, solventi, coloranti, colle. Questi andranno conferiti direttamente presso il centro di raccolta. Farmaci scaduti o inutilizzabili sono rifiuti che richiedono particolari sistemi di gestione e quindi andranno conferiti o nei contenitori stradali dedicati che si trovano anche all'esterno delle farmacie o presso il centro di raccolta. Rifiuti sanitari come siringhe e aghi usati o inutilizzati vanno comunque ben coperti e conferiti negli appositi contenitori dei farmaci scaduti. I RAE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, quindi piccoli elettrodomestici come phon, rasoi elettrici, ma anche lampadine, tubi al neon, questi vanno conferiti direttamente al centro di raccolta. E poi le pile, le batterie a bottone, stilo, torcia e piatte, hanno i loro contenitori stradali dedicati oppure possono essere conferite presso il centro di raccolta.